Nel museo i visitatori possono ammirare il quadro di Bruegel, La caduta di Icaro, e anche le molle del materasso usate da Asi Argento per ferire al collo il serial killer che la minaccia nel film. Innanzitutto diciamo che Argento cura moltissimo la sceneggiatura, per cui già in fase di sceneggiatura lui fa delle descrizioni di ambiente dalle quali è impossibile evadere, perché riesce a trasmettere nello scrivere la sensazione di ciò che lui poi dopo vuole gli si restituisca della scenografia dei suoi film. Cioè ci sono dei registi, senza togliere nulla al loro merito, che si affidano totalmente ai collaboratori. E, mentre invece Argento secondo me è a sua volta autore anche della scenografia, perché si tratta nel lavorare con lui di aiutarlo a ricreare delle immagini che lui in qualche modo si forma nel momento in cui scrive, per cui il lavoro di scenografia nei confronti di questo tipo di approccio è quello di rendersi interprete delle suggestioni che lui volta per volta descrive. Credo che mai come in questo film Argento sia riuscito a creare questo parallelo fra l'immagine scenografica che fa da supporto drammaturgico alla vicenda, quindi è un legame strettissimo, non si prescinde mai nel film da ciò che, cioè l'immagine segue sempre quello che accade. Ah, io ho iniziato a lavorare con Dario nell'83 sul Fenomena, che per me è stato il primo film dove ho partecipato e collaborato. La collaborazione con Dario come regista è avvenuta fino a oggi con 3 film, non credo di dimenticare nessuno, Fenomena, Opera e questo come regista. E devo dire che io in tutti i film a cui ho collaborato con Dario come regista non ho messo molti discorsi di creature, proprio perché i film di Dario comunque stanno un attimo su un altro livello, insomma non sono il film di mostri, il film horror, splatter e basta. Per esempio nel caso di questa testa che abbiamo qui davanti, dove sicuramente c'è un effetto tradizionale, si risolve una serie di problemi, oggi anche con l'ausilio del digitale, perché il calco con il discorso tradizionale serve a poter perforare in maniera
maniera piuttosto evidente il viso dell'attrice, però il calco non sarà così come lo vediamo, ma in quanto sarà innestato con una composizione digitale sul viso dell'attrice vera. Quindi oggi gli effetti stanno diventando il passo successivo di quello che ieri era magari il taglio che era costretto a fare il regista nel momento in cui veniva puntata la pistola. Qui a questo punto c'era lo stacco e si passava al calco. Oggi si punta la pistola, si spara e vediamo perforare la pallottola nel viso dell'attrice. Tutto questo grazie appunto al digitale. La rimessa nella scatola. Ma nella scatola. Ho anche una scatola di re. Oppure dove si mette le parrucche? Si appicca? Destro, maestro. Beh, è brutta, appiccata. Se c'è un posto bello, se... Forse c'è un po'. Forse ho la scatola. Ah, forse... Se da così un po'. Non posso parteggiare, non preparo una macchina. No, lei esce da qui. Dopo quella, lei esce qui. Si vede lei che esce qui. Io vorrei farla, se è possibile, da qui. Una cosa così, come dicevo, una quinta così. Sì, sì, è bello. Sì, sì, è bello. Appare così, si vede lei che esce dalla porta. Però, in contemporanea, vedete, tutto quelle mura, tutto il terminale. Sì. Che facciamo una macchina.